Ok, eccoci qua. Come funziona in sostanza? Ipotizziamo che io voglia eliminare questa presa qui perché mi dà fastidio. Posso appunto trascinare la plugin sulla clip oppure anche doppio clic, va bene. Io preferisco diciamo trascinare sulla clip, altrimenti si può fare anche la trascini direttamente nel viewer e vai a posizionarla su quello che ti interessa. Ti crea direttamente una maschera di tracciamento, altrimenti trascinandola qui devi fare tu una shape mask e successivamente andare a traccare. Entrambi i casi sono validi, però prima di attivare il tracciamento è bene fare la forma adeguata, ok? Perché questa shape, se io faccio tracker, diventerà poi appunto la maschera di tracciamento, ma deve essere anche abbondante. Io consiglio sempre di fare tipo più o meno così, ok, e di avere un po' di sfumatura. Però in questo caso questa decisione qui va fatta prima di tracciare, perché tutto quello che tu farai all'interno, che ne so, ti fermi qui e fai questo, quando fai partire il video vedrai l'animazione che appunto la shape mask poi fa così, si ingrandisce, no? Perché ogni singolo fotogramma registra il movimento che tu gli hai dato alla shape mask. Se tu vuoi fare anche una correzione di spostamento, tipo hai già tracciato e vuoi spostare la shape mask perché magari svela qualcosa, te la registra, ti va a sovrascrivere appunto il tracker. Perciò è importante appunto farci un po' la mano e decidere poi di volta in volta in base alla clip. Non è difficile. Facciamo così, lo trasciniamo direttamente nella clip qui. Ok, mi crea la traccia, vado un po' a ridimensionarlo. Quella che è la maschera di tracciamento, poi appunto, ripeto, diventa la shape mask. Perciò è importante anche andare così. Ok, riduciamo un po', la posizioniamo e gli diamo un po' più abbondante perché comunque ce lo possiamo permettere. Facciamo il tracciamento, se fai analyze lui andrà avanti e indietro, altrimenti gli puoi dare avanti e indietro manualmente e puoi anche stoppare laddove vedi che il tracciamento comincia ad andare fuori rotta, fai stop e lui si ferma lì e il resto lo fai manualmente, che è sempre valido. Se tu vuoi rifare il tracciamento, ricordati di cancellarlo qua giù in basso perché lui te lo mantiene in memoria. Cosa significa? Che se io voglio sfruttare questo tracciamento qui con un'altra situazione, un'altra plugin o un altro di questo per togliere qualche altro oggetto, magari che ne so, la maniglia, posso appunto andare a sfruttare l'elenco di tracciamento questo qua. Ok, in più puoi anche escludere la posizione di rotazione scale, che a volte si rende necessario disattivare rotazione scale e lasciare solo position. Ok, e niente, abbiamo praticamente finito. Io vado a muovere la Y per fare questo, perciò faccio Y down. Poi se noto il timbro, il segno del timbro qui, posso andare a compensare con questo in modo che appunto va a scomparire. E il gioco è fatto. Vado indietro nella clip, faccio play. È finito. Cioè, veramente veloce. Ok, questo è tutto. Basta.